dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico: chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Cari amici, il Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua ci riporta nel Cenacolo, in quella sera in cui Gesù ha consumato l'ultima cena con i suoi discepoli prima di essere catturato e consegnato alla morte. Egli, in quel contesto, dopo aver cenato e aver lavato i piedi ai suoi apostoli, pronuncia parole che hanno il sapore di un vero e proprio testamento, parole che manifestano le sue ultime volontà. Nel brano liturgico di questa domenica ci mettiamo proprio in ascolto delle sue parole e delle obiezioni a lui rivolte da due apostoli, da Tommaso e da Filippo. Avendo annunciato Gesù il tradimento da parte di uno dei dodici e la sua partenza ormai prossima, i discepoli sono invasi dalla paura. Gesù non sarà più in mezzo a loro. Essi sono dunque nell'incertezza, sapendo che uno di loro lo tradirà e che Pietro, la roccia, verrà meno nella sua saldezza. È davvero notte, non solo esteriormente, è notte nei loro cuori, è l'ora della prova della fede e la crisi della comunità, immersa in quella solitudine angosciosa e tragica in cui sembra ormai impossibile nutrire fiducia. Gesù allora fa un invito autorevole: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me». Il turbamento è un atteggiamento che è spesso raccontato nelle Sacre Scritture. Per tre volte, nel Salmo 42, si parla del turbamento che assale l'uomo che prega. «Perché ti rattristi, anima mia? Perché sei turbata?» Anche Gesù, nella sua vita, sperimenta in alcune occasioni il turbamento. Pensiamo, ad esempio, alla morte dell'amico Lazzaro, all'annuncio del tradimento di Giuda e alla sua angoscia nell'orto del Getsemani. Ma in questo contesto è Gesù, è Lui che invita i Suoi discepoli a non lasciarsi prendere dal turbamento. Ci chiediamo: da che cosa nasce nei discepoli e anche in noi il turbamento del cuore? Spesso nasce dalla mancanza di fede.
Al contrario, la fede, quando tira fuori da noi tutta la fiducia possibile, ci ridona un profondo senso di pace. Le persone che si fidano di Dio sono sempre in una inspiegabile pace. E credo che il Vangelo di oggi si spinga fino al punto di fissare i nostri occhi e rivolgerci le parole di Gesù: fidati di me e torna sereno. Quando invece gioiamo a fare Dio, cioè quando ci facciamo Dio di noi stessi, perdiamo la pace e nasce in noi la paura. E si gioca a fare Dio quando ci si convince che bisogna salvarsi da soli, che bisogna darsi da soli una soluzione, una risposta. Ma per chi crede, la paura non si vince con il coraggio, ma con la fede. Hai paura? Chiedi al Signore: aumenta la mia fede. Gesù infatti prosegue dicendo: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Davanti ai discepoli c'è Gesù, vero uomo e vero Dio, e chiede di mettere in lui la stessa fede che si mette in Dio. Ecco la novità della fede cristiana rispetto alla fede dei credenti in Dio nell'antica alleanza: credere in Gesù di Nazaret come si crede in Dio. E questa è la fede delle origini ed è anche la nostra fede. Gesù prosegue: nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io, e del luogo dove io vado voi conoscete la via. È Gesù colui che ci prepara un posto. Ma qual è questo posto che prepara Gesù per noi? In genere si intende il posto in paradiso. Ma se per casa del Padre mio intendiamo il cuore stesso di Dio, questa frase può assumere un significato ancora più profondo. Il fatto che Gesù vada a prepararci un posto può significare che Egli ci rende familiari con Dio, a tal punto che possiamo rivolgerci a Lui con confidenza e possiamo chiamarlo Abba, Padre. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Che grande verità, che notizia confortante. Dio ha un cuore così grande e misericordioso che c'è posto per tutti. San Paolo dirà nella lettera agli Efesini: voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Dopo l'affermazione di Gesù, interviene Tommaso, il discepolo gemello di ciascuno di noi, che gli rivolge un'obiezione: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Proprio lui, che con entusiasmo si era dichiarato disposto a morire con Gesù, mostra in realtà di non sapere ciò che aveva detto. Tommaso vuole conoscere subito la destinazione del viaggio, ma nella vita, per raggiungere la meta, è importante ancor prima conoscere qual è la via che conduce ad essa. Gesù allora non risponde direttamente alla domanda «Dove vai?», ma dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Gesù ricorre alla metafora del cammino per dire: «Io sono la via, è me che devi seguire se vuoi raggiungere la meta, cioè il Padre». Diceva Santa Teresa di Calcutta che la felicità è un percorso, non una destinazione. Io sono la verità. Gesù non dice di avere la verità, ma di essere la verità, di esserlo con tutto se stesso. Non una verità astratta, ma una verità tangibile,
che fa ardere il cuore, che dà calore alla vita. La verità è sempre coraggiosa e amabile, quando invece è arrogante, senza venerezza, è una malattia della storia che ci fa tutti malati di violenza. La verità dura, aggressiva, la verità dispotica, la verità del è così e basta, la verità gridata da parole come pietra, quella dei fondamentalisti, non è la voce di Dio. La verità imposta per legge non è da Dio. Dio è verità amabile. Papa Benedetto XVI intitolava una sua enciclica Caritas in Veritate. La verità ha sempre bisogno della carità. Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna spiegazione può esaurire. Parole che dovrebbero farci venire le vertigini. Il mistero dell'uomo si spiega con il mistero di Dio. La mia vita si spiega solo con la vita di Dio. La vita dell'uomo raggiunge la sua pienezza solo quando è abitata da Dio. Ma proseguendo nell'analisi del Vangelo, ecco la seconda obiezione, quella di Filippo. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Anche Filippo, che è invitato a seguire Gesù, lo aveva riconosciuto come colui che era stato preannunciato da Mosè e dai profeti, non ha compreso ancora la vera identità di Gesù. Vede in Gesù l'inviato di Dio, colui che viene nel nome del Signore, ma ancora non sa che Gesù è il racconto, la narrazione di Dio stesso. Filippo è un uomo di grande fede, come Mosè chiede di vedere il volto di Dio, e aggiunge che ciò sarebbe per lui sufficiente. Anche lui, come Tommaso, vuole raggiungere subito la meta. Egli non cerca altro se non di vedere quel volto che tutti i credenti dell'antica alleanza avevano desiderato di scorgere o di vedere. Vedere il volto di Dio è l'anelito del salmista. Leggiamo nel Salmo 42. Quando verrò a contemplare il volto di Dio? In fondo il desiderio di Filippo è il desiderio di ogni cercatore di Dio e di tutti i credenti. Filippo domanda a Gesù quello che in fin dei conti c'è nel profondo del cuore di ogni uomo. Egli cerca il volto di un padre. Cercare un padre significa cercare un'appartenenza, qualcosa che riempia di significato la nostra esistenza. Cercare un padre significa vivere una vita che non è abbandonata al caso, che non va a finire nel nulla, che non è svuotata di senso. Cercare un padre significa cercare qualcosa che possa aiutarci a osare nella vita e nella nostra esistenza. In questo senso, pensare a Dio come un padre significa pensarlo come qualcuno, con la Q maiuscola, che non soltanto crea la vita, ma la dona e soprattutto la rende bella. Filippo confessa questo desiderio, ma Gesù risponde: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Ecco l'ultima delle rivelazioni. Chi vede Gesù, l'uomo Gesù, in realtà vede il Padre, perché Gesù è l'immagine, è il volto visibile di Dio, la gloria stessa di Dio. L'uomo Gesù è il Figlio di Dio glorificato nella risurrezione. È Dio stesso, come confessa Tommaso, mio Signore e mio Dio. Comprendiamo da questa pagina del Vangelo che Dio lo si incontra realmente in Gesù. Nella sua umanità si può vedere Dio, nei suoi gesti si può vedere Dio, nelle sue parole si può incontrare Dio. Questo è lo specifico, la singolarità della nostra fede cristiana. Non basta dire, come spesso sentiamo nella bocca anche di alcuni cristiani,
io credo che esista qualcosa di superiore, oppure l'importante è credere che esista un Dio in qualunque modo lo si chiami. Non basta dire questo. Gesù Cristo ha dato un volto a Dio. Egli ce lo ha spiegato e ce lo ha rivelato. Chi ha visto me ha visto il Padre. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre in me. Non si può dunque andare a Dio e poi conoscere Gesù Cristo, ma il cammino è esattamente l'inverso. Si va al Padre attraverso Gesù. Questa pagina del Vangelo, cari fratelli e sorelle, ci dà una grande speranza, ci fa capire che il mistero di Dio non è lontano da noi. Dio in Gesù Cristo si è fatto vicino. Egli è nel cuore della tua vita, nei gesti di nascere, amare, dubitare, credere, perdersi, illudersi, osare, dare vita. La vita di ogni uomo porta con sé il respiro di Dio. In ogni gesto d'amore è Lui che vive, è Lui che ama. Tutto questo è ben riassunto dalle parole di Sant'Agostino nelle sue celebri confessioni. Oh, dimmi, per tua misericordia, Signore Dio mio, cosa sei per me? Di all'anima mia, la salvezza tua io sono. Dillo, che io loda. Ecco, le orecchie del mio cuore stanno davanti alla tua bocca. Signore, aprile e di all'anima mia, la salvezza tua io sono. Rincorrendo questa voce, io ti raggiungerò e tu non celarmi il tuo volto, che io muoia per non morire per vederlo. Buona domenica a tutti.